schianto nella galleria di Montenegrone, perde la vita un 65enne di Nembro, danneggiato il sistema antincendio, per sistemarlo tunnel chiuso fino a tarda notte, pesanti ripercussioni sul traffico. Anche se sembra ci siano concrete possibilità di salvare il punto nascita dell'ospedale di Piario, la manifestazione di valle in programma sabato resta confermata. Nel frattempo c'è un'altra petizione online. Gli studenti del Fantoni di Clusone si ispirano al ballo di fine anno delle scuole americane e organizzano una serata di gala. Verranno eletti anche re e regina. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura alla cronaca, un grave incidente nella galleria di Montenegrone è costato la vita a un uomo questa mattina. Ci sono state anche pesanti ripercussioni sul traffico che durano tuttora. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Un incidente che ha avuto conseguenze mortali si è verificato questa mattina poco dopo le 10:30 all'interno della galleria Montenegrone lungo la superstrada della Valle Seriana. Secondo una prima ricostruzione c'è stato un contatto all'interno del tunnel tra un'auto che viaggiava in direzione Nembro e un tir che proveniva dalla direzione opposta. La vettura ha sbandato ed è finita contro il muro della galleria, 100 metri prima del bivio per Nembro. L'impatto è stato fatale per il conducente, un 65enne di Nembro. È stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ma ha cessato di vivere poco dopo. In seguito all'incidente la galleria è stata chiusa al traffico e ci vorranno molte ore per riaprirla. L'assessore provinciale alla viabilità Pasquale Gandolfi ha scritto su Facebook che nella dinamica dell'incidente è stato divelto il sistema antincendio del tunnel. Si cercherà di ripristinarlo il prima possibile, anche se con ogni improbabilità i lavori rischiano di proseguire fino a tarda sera. Risulta ovvio che per questioni di sicurezza finché non saranno terminati i lavori la galleria non potrà essere riaperta al traffico. Dalla provincia fanno sapere che il tunnel potrà riaprire domattina. Un incidente stradale si è verificato questa mattina anche a Cene e l'episodio è accaduto poco dopo le 9 all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Fermi, la strada che porta verso la chiesa e il municipio. Lo scontro ha coinvolto due auto entrate in collisione per cause da accertare. Due donne di 45 e 73 anni sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Blu di Gromo e una del Corpo Volontari Presolana. Le donne sono state trasportate agli ospedali di Piario e Alzano. Non sarebbero in gravi condizioni. Voltiamo pagina anche se, come vi abbiamo detto ieri sera, sembra ci siano concrete possibilità di salvare il punto nascita dell'ospedale Locatelli di Piario. La manifestazione di valle in programma sabato resta confermata. Andrea Filisetti ne ha parlato con il sindaco di Piario, Pietro Visini. Visini, l'attenzione della gente in questo momento è su Piario, sul punto nascita dell'ospedale di Piario. Credo che siano due le domande da fare. Uno, se sabato la manifestazione a questo punto è confermata, e l'altra, la deroga ci sarà, a che punto siamo? Bene, buonasera a tutti. Sicuramente la manifestazione ci sarà. Ci sarà perché è obbligo farla, è obbligo che noi facciamo sentire la nostra voce. Io spero che venga più gente possibile. Sono invitati ovviamente tutti i sindaci, tutti gli amministratori e tutte le forze politiche che intendono dare una mano a questo ospedale e al nostro punto nascite. Ovviamente c'è da dire che la questione per noi, non c'è bisogno di ripeterlo, è troppo importante, ma dobbiamo anche capire che oramai è in mano alla Regione la decisione. Questo perché in questi giorni convulsi, oltre alle telefonate e quello che ci si è scritto, è emerso chiaramente che dal Ministero della Sanità di Roma è arrivato solo un parere squisitamente tecnico in base alla documentazione che ha ricevuto dalla Regione. Pertanto la decisione è chiaramente in mano alla Regione,
che potrà decidere come e quando chiuderlo e soprattutto, quello che noi vogliamo, potrà decidere di dare la deroga, di avere questa deroga, ma è chiaramente in mano alla Regione. Ecco, noi in questi giorni abbiamo fatto diverse interviste e ci sembra di capire che tutti sono d'accordo su una cosa, questo punto nascita va mantenuto, ma allora ci chiediamo, ma chi è che lo vuole chiudere, ma cosa sta succedendo? Anche questo mi piacerebbe capirlo, ma in questo momento io non ne faccio una questione politica, anzi, vedendo che tutte le parti politiche sono presenti, che tutte le parti politiche ci stanno dando una mano per tenere aperto questo punto nascite, il che, il chi, il come lo vedremo dopo. L'importante adesso è che le mamme in attesa di partorire e anche quelle che in futuro dovranno partorire possono accedere tranquillamente, serenamente a questo punto nascite, proprio perché in questo momento, ma nemmeno a breve, verrà chiuso. Anzi, faremo di tutto per potenziarlo. Quindi le future mamme intanto possono stare tranquille, Piario resta un punto di riferimento, non chiude a breve. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché questa è stata un po' la garanzia che ci è arrivata da tutti i nostri consiglieri regionali e da tutte le forze politiche che, come vedete, sono trasversali e non hanno messo alcuna difficoltà a sostenerci. E a difesa del punto nascita dell'ospedale di Piario è stata promossa una nuova petizione online. L'amministrazione comunale di Piario ha utilizzato la piattaforma change.org per chiedere di mantenere il reparto. Con questa petizione, si legge sul sito, intendiamo unire le forze di tutti i territori interessati al fine di sensibilizzare la Regione Lombardia e il Ministero della Salute affinché concedano la deroga a questa chiusura, considerando i pesanti problemi di viabilità dovuti alle difficili condizioni orografiche del territorio e alla riconosciuta qualità del reparto dimostrata negli anni di attività. Non è possibile pensare di tutelare la salute delle mamme e dei neonati rischiando seriamente di aumentare il numero di parti in automobile, si legge ancora sul sito. Cambiamo argomento. Aleffe, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carrara, sta preparando il suo ultimo bilancio di previsione. Nel 2017, lo ricordiamo, ci saranno le elezioni. Aleffe, state predisponendo il bilancio per il 2017? Sì, entro la fine dell'anno la Giunta approverà il bilancio 2017 e anche il pluriennale 2017-18-19 e dopo la metà di gennaio sicuramente il Consiglio Comunale esaminerà il bilancio di previsione. Quest'anno abbiamo cercato di accelerare un po' i tempi perché, chiudendo la nostra amministrazione, non vogliamo lavorare con l'esercizio provvisorio, ovvero poter utilizzare le risorse in dodicesima parte per i primi mesi dell'anno. E c'è da dire anche che le nostre variabili sono ormai standardizzate, abbiamo congelato le tasse per i cittadini leffesi, quindi l'addizionale IPREF è a zero, l'IMU è ferma da 3 anni all'8.9 e quindi abbiamo potuto così definire quelle che sono le spese per il prossimo anno, che restano allineate a quelle che erano indicativamente quelle del 2016 e esercizio chiuso. Devo dire che invece per il 2018-19 si aprono degli spiragli di spesa perché si chiuderanno alcuni mutui importanti della fine degli anni 90, quindi diciamo che questi 5 anni della mia seconda amministrazione un po' così di sofferenza, dove non abbiamo aperto alcun mutuo e ne abbiamo chiusi diversi, sono serviti per dare ossigeno al bilancio. Vero è anche che abbiamo subito ulteriori tagli, da ormai 15 anni si assiste a una continua diminuzione dei trasferimenti dello Stato, anzi l'anno scorso addirittura siamo noi che dobbiamo dare qualcosa allo Stato, quindi i continui tagli, ma sono stati così sopperiti dall'eliminazione di alcune spese e chiaramente dall'estinzione di alcuni mutui.
Continua a crescere il numero di adesioni al Comitato per il prolungamento del tram da Albino a Vertova in occasione della tradizionale Fiera di Santa Lucia. A Vertova sono state raccolte 481 firme, 423 invece le adesioni al mercato di Rovetta. Mancano solo alcune centinaia di firme per arrivare a quota 10.000. Non male se consideriamo che il comitato si è costituito da soli 2 mesi e si era prefissato di raggiungere le 5.000 adesioni, afferma il presidente Riccardo Cagnoni. Sabato i rappresentanti del comitato saranno in Val Gandino, fuori dal supermercato MD nel territorio di Casnigo, sulla provinciale per l'Effe. Ispirati al ballo di fine anno organizzato nelle scuole statunitensi, anche gli studenti della Valle Seriana avranno il loro prom, una serata di gala come vuole la tradizione d'oltreoceano. Vediamo. Quest'anno proponete una novità? Sì, quest'anno l'Istituto Fantoni organizza il prom. Prom significa ballo della scuola, infatti noi ci siamo ispirati ai balli della scuola americani che si vedono molte volte nei film. Infatti molti ragazzi ci hanno chiesto di organizzare una festa della scuola, allora noi abbiamo deciso di organizzare una serata di gala, appunto ispirandoci al prom americano, in cui appunto i ragazzi verranno in coppia, tutti vestiti eleganti, e allestiremo una parte per il buffet. Abbiamo invitato 2 DJ che intratterranno un po' il pubblico, e soprattutto anche diamo la possibilità al gruppo musicale della scuola di esibirsi. Quest'anno il Fantoni ci ha chiesto di pubblicizzare la scuola proponendo nuove attività, e noi abbiamo pensato di proporre appunto di organizzare questo ballo d'istituto per far capire che il Fantoni non è soltanto vita tra i banchi, ma si vive anche la sera, e gli studenti sono attivi organizzando anche attività di svago come questo ballo. Come carica di rappresentante d'istituto, quest'anno abbiamo portato, oltre che il prom, che diciamo è la novità di quest'anno, abbiamo portato anche un dibattito che è sul referendum per i ragazzi di quinta, quindi quelli maggiorenni, perché molti comunque non sapevano se votare sì, se votare no, e questo ha dato comunque una grande mano. Oltre a questo dibattito, tra cui hanno partecipato anche persone importanti, possiamo trovare anche altre idee che stiamo ancora elaborando, ad esempio quella sul Monte Ore. Stiamo lavorando anche sul giornalino scolastico, e niente, il nostro ruolo principale, quello di rappresentante d'istituto, è quello di coinvolgere tutti gli studenti della scuola al meglio che possiamo nelle nostre capacità. Per essere una cosa nuova questo ballo, non ci aspettavamo di sicuro una partecipazione così cospicua. Ci aspettavamo circa 200 partecipanti, siamo arrivati addirittura alla cifra di 450 partecipanti, se non di più. E come funziona? A che ora vi trovate? Allora sì, mi sembra giusto riportare l'orario di apertura. I cancelli si apriranno alle 9. Fino alle 10 ci sarà l'esibizione della band scolastica. Dopo, alle 10, subentrerà poi il DJ che intratterrà naturalmente il pubblico. Durante la serata ci sarà anche l'estrazione di premi che ci sono stati gentilmente offerti dai nostri sponsor. Ci tengo infatti a ringraziare tutte quelle persone, tutti quei docenti e tutte quelle aziende che hanno fatto sì che questo prom diventi un successo. Ecco, una serata per cui è prevista la partecipazione in coppie, ma in realtà si può venire anche non accompagnati. Sì, ovviamente, non è obbligatorio trovare l'accompagnatore o l'accompagnatrice. Benvengano i singoli partecipanti. Naturalmente durante la serata ci sarà anche la premiazione della miglior coppia, di quella coppia ovvero che sarà vestita meglio, con più stile, così nel gergo. E naturalmente coloro che verranno da soli, non accompagnati, non potranno mai vincere questa coppia. Quindi venite accompagnati. Ci fermiamo adesso per una pausa, al rientro parleremo di Groenlandia, di arte e anche di sport, perché sta arrivando per il 2017 una manifestazione che coinvolgerà Val Seriana e Val di Scalve all'insegna dello sci.
A tra poco. Riprendiamo con il nostro telegiornale. Female è l'opera dell'artista Ivano Parolini che verrà presentata sabato al Museo Etnografico dell'Alta Val Seriana di Ardesio. L'opera, creata per la collezione di arte contemporanea di Radici Group, si inserisce tra le iniziative a sostegno della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nel corso dell'inaugurazione l'artista proporrà una performance. Perché Radici Group ha voluto questa performance al Meta di Ardesio? Ma Radici Group è da sempre attento all'arte contemporanea e nella sua storia, in particolare da quando nel 1998 Fausto Radici fece una grossa iniziativa a Villa Donia, dove vennero installate delle opere d'arte contemporanea disegnate, fatte specificatamente per quel luogo. Da allora, come Radici Group, abbiamo sempre cercato di mantenere l'arte contemporanea nelle iniziative che il gruppo sostiene. Questa occasione è la possibilità una villa ad Ardesio, abbiamo una delle nostre importanti fabbriche che produce direttamente del filo e che quindi è luogo, territorio dove di fatto siamo presenti, e con l'occasione, grazie al collegamento con altri musei territoriali, abbiamo pensato di mettere a disposizione il nostro impegno, questa nostra passione per l'arte contemporanea, realizzando un'opera specifica nel giorno appunto che si ricorda appunto i temi del femminicidio, legati anche a questo tema del fatto che la responsabilità sociale d'impresa passa anche da queste cose. Quindi l'appuntamento ad Ardesio è per sabato? Sì, l'appuntamento è sabato 17 alle ore 16, dove l'artista completerà l'opera, quindi anche qua cercheremo di dare continuità a questo pensiero. L'opera d'arte, l'arte, se contestualizzata, connessa, realizzata nei luoghi dove le persone vivono, fa parte di essa, quindi è un elemento fondamentale per la costruzione anche dell'opera. In questo senso, ovviamente il momento durerà quell'oretta, quel paio d'ore nel momento in cui l'artista completerà l'opera, però poi sarà possibile visitarla fino all'8 di gennaio, proprio perché apriremo la possibilità a tutti gli abitanti del territorio di vedere, di incontrare questa opera di arte contemporanea che è anche un messaggio sociale. E adesso siamo con l'artista Ivano Parolini. In che cosa consiste questa performance ad Ardesio? Ma la performance artistica parte da immagini pubblicitarie in quali viene messa in mostra la bellezza femminile, e con il segno, attraverso il segno pittorico e il colore, trasformo, reinterpreto queste immagini facendo uscire il dolore e l'aspetto psicologico di queste vittime del femminicidio. E per quest'opera chiedi anche la partecipazione del pubblico, dei visitatori? Sì, oltre a dipingere io direttamente e spiegare quello che sto facendo, farò a libera scelta delle persone che ci saranno, metterò dei dipinti sulle pareti o a terra in modo che le persone possano interagire con essa e scrivendo su dei foglietti di carta le sensazioni che queste immagini suscitano in loro, e quindi nel camminare tra questi dipinti rendono partecipi dell'evento. Una serata dedicata agli auguri di Natale domani alla Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. Alle 20.30 in sala polivalente verrà messo in scena lo spettacolo E Dio creò l'uomo e la donna, scritto e diretto da Raffaele Gritti. In scena ci sarà il coro Arcobaleno insieme ad alcuni solisti. Durante la serata verranno assegnati riconoscimenti al personale che ha raggiunto i 25 anni di servizio, ai volontari da più tempo al fianco degli ospiti, alle persone che risiedono da più tempo in fondazione. E parliamo adesso di sport. La prossima stagione invernale in Val Seriana e Val di Scalve regala una grande novità.
dal 20 al 22 gennaio si terrà il Bergamo Ski Tour, una vincente gara di sci nordico a tappe che punta ad unire simbolicamente le tre piste di casa, la pista degli abeti di Schilpario, la spessa Aclusone e la rinnovata pista degli spiazzi di Gromo. Un evento importantissimo, direi che è uno dei maggiori eventi nazionali di quest'anno, di questa stagione, e quindi qui a Bergamo dobbiamo essere orgogliosi di riuscire a organizzare una manifestazione di questo tipo. Grazie naturalmente alla collaborazione di tre club prestigiosi quali il 13 Clusone, lo Sci Club Schilpario e lo Sci Club Gromo. Correre in casa rappresenta sempre uno stimolo maggiore per tutti gli atleti, quindi ci auguriamo proprio che i nostri grandi atleti riescano a esprimersi al meglio e dare ulteriori soddisfazioni alla provincia bergamasca. Per noi è un orgoglio, un onore poter ospitare nelle nostre belle valli bergamasche un evento, diciamo, di interesse nazionale che possa portare, oltre che gli appassionati degli sport invernali, dunque dello sci e dello sci di fondo, possa portare anche le famiglie e la gente per passare una bella giornata di festa, diciamo, e valorizzare quello che è il nostro territorio. La banca è sempre molto attenta a tutto ciò che accade sui propri territori, perché vuole essere un punto di riferimento non solo per l'attività bancaria, ma anche per le attività sportive e sociali della nostra gente. È una bellissima cosa, è un evento importante, finalmente siamo riusciti a fare in modo che diverse realtà collaborassero per una manifestazione che è veramente di peso in provincia di Bergamo e anche in tutto il Comitato Alpi Centrali. È una manifestazione fra le prime in Italia. I campionati italiani di categoria giovani e la Coppa Italia giovani e senior nelle varie giornate dimostrano quanto sia importante questo movimento in provincia di Bergamo e quanto io dico sia importante il fatto che tre cicloni che vanno per la maggiore, io ricordo che il 13 Clusone da diversi anni è secondo in graduatoria nazionale per l'attività giovanile e il Gromo e lo Schilpario sono appena lì dietro, per cui far sì che queste tre società abbiano deciso di mettersi insieme e di fare una cosa di questo livello credo sia importante per il movimento bergamasco e per il fondo bergamasco, ma anche per il futuro. Probabilmente penso che facendo così potremo avere anche altri atleti, altri giovani importanti nel mondo proprio dell'alto livello dello sci di fondo nazionale. Groenlandia, il pianeta bianco, è il titolo di uno degli ultimi lavori di Giorgio Fornoni. Domani sera il filmato del noto reporter di Ardesio sarà presentato al Palamonti a Bergamo. Alla serata, con inizio alle 21, prenderà parte anche Robert Peroni, che da anni vive in Groenlandia. Fornoni sabato sarà protagonista di un'altra serata, questa volta al rifugio Alpe Corte, sempre per la proiezione di Groenlandia, il pianeta bianco. E in questo caso la serata avrà inizio alle 20:30. Si parla tanto del punto nascita di Piario in questi giorni e come sempre quindi diamo spazio alla nostra rubrica Biberon, dove i protagonisti sono i bambini.
Veron vi è stato offerto da Risto Giochi Bocciodromo, la prima pizzeria con parco giochi all'interno. Risto Giochi Bocciodromo, a Fiorano al Serio. Ci fermiamo per una pausa, per rivederci tra poco per la parte finale. Verso la fine del nostro TG con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20, al termine del TG, la preghiera d'avvento a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.30 una nuova puntata di Target, il nostro settimanale di informazione. Alle 22.30 la seconda edizione del TG e alle 23.15 lo sport, una partita di basket femminile di serie A2, Fassi Albino Carugate. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 un servizio di Target. Vi proporremo quello dedicato all'inaugurazione della nuova ala dell'Istituto Valle Seriana di Gazzaniga. Il canale sportivo 628 propone alle 20.30 Antenna 2 Sport a cura di Lorenzo Noris e alle 21.30 tempi supplementari. Adesso l'almanacco, domani è venerdì 16 dicembre, il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.42, la luna è in fase calante, sorge alle 19.44 e tramonta alle 10.35 di sabato. La chiesa ricorda Santa Adelaide. E infine le previsioni del tempo: domani cielo sereno in montagna, foschie e nebbia persistente nei fondovalle, specie quelli di Orobie e Prealpi, dove sarà solo in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Temperature in calo. E con il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.